Attenzione, il seguente video è una rivisitazione italiana di quello realizzato da Il Mango. Per maggiori informazioni o eventualmente i download dei mondi, visita il video originale cliccando in questo momento qui in alto a destra. E bello YouTube, che sono benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Come avete visto dalla intro, siamo di nuovo qui nella serie dove mostriamo le costruzioni che ha realizzato il Mango, però con una rivisitazione italiana. Oggi vedremo come smistare gli oggetti staccabili da quelli semi-staccabili a quelli staccabili normali. Quindi vediamo un attimo come funziona. Allora, prendiamo questa cassa che contiene degli oggetti vari, staccabili, non staccabili e bla 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 bla, chi più ha più ne metta. E vediamo qua che in questa posizione arrivano gli oggetti non staccabili. Il primo purtroppo si ferma in questa posizione qui, e dopo comunque arrivano tutti gli altri. Mentre gli oggetti, quelli che si staccano a 16, arrivano in questa cassa qui. E invece quelli che si staccano a 64 arrivano nell'ultima cassa. Facciamo un piccolo tick warp, così almeno dovremo impiegarci un po' meno. E adesso sono arrivati tutti. L'unico difetto è che quello degli staccabili a un singolo item ruba tra virgolette un oggetto all'interno di questo hopper. Come funziona? Beh, semplicemente guardiamo quanta intensità ha questo hopper qui quando ci passa l'oggetto. Innanzitutto, grazie a due filamenti di redstone possiamo vedere se è staccabile o non, perché quelli staccabili all'interno di un hopper danno intensità 2, quindi con un comparatore si accendono entrambi i filamenti di redstone che permettono di far scendere l'oggetto staccabile nell'hopper sotto, mentre per differenziare quelli che si raggruppano in 16 e 64 bisogna usare un filtro speciale, ovvero mettere in un hopper bloccato 20 oggetti staccabili a 64 e attendere che arrivi il prossimo oggetto. Se la potenza sarà 2 bisognerà far scendere l'oggetto, mentre se la potenza sarà ancora 1 bisogna solo farlo passare dritto. Come facciamo però a mantenere gli oggetti all'interno di questo hopper? Beh, bisogna tenerlo bloccato fino a quando non arriva un oggetto. Quindi dall'hopper precedente vediamo il transito degli oggetti che vogliono arrivare, e proprio nel momento preciso sblocchiamo per un istante questo hopper in modo tale che riesca comunque a trasferire gli oggetti ma non a perdere l'oggetto stesso. Mentre per attivare e disattivare, come vi stavo dicendo prima, questo è il comparatore. In caso qua in questo hopper ci sia un oggetto staccabile a 16, da impulso 2 che con la sottrazione fa spegnere questa redstone dust praticamente istantaneamente, in modo tale che riesca subito a scendere. Molto comodo, soprattutto messo alla fine degli smistamenti o comunque all'inizio, in caso il nostro sistema supporti solo gli staccabili a 64. Quindi vediamo ora come si costruisce. Innanzitutto mettiamo caso che questa qua sia la nostra lane, mettiamo una cassa in questa posizione qui alla fine, una cassa qui in diagonale sotto e un'altra qua sotto in questa posizione qui, con due di distanza fra di loro. Ovviamente dopo, grazie agli hopper, potete muoverli dove volete. Mettiamo due hopper in questa posizione qui. Se vi state già chiedendo come faccio a vedere questa interfaccia, è la Tweakeroo, e io ho fatto il tutorial come installare la replay mod nella quale spiego come si utilizza. Mettiamo tre blocchi in questa posizione e anche tre in diagonale, con tre comparatori in questo modo qui. Nel primo, se dobbiamo smistare gli oggetti staccabili da quelli non staccabili, quindi basta fare il classico sistema di smistamento che probabilmente rivedremo anche nei prossimi video, utilizzando due redstone dust, un repeater e la torcia di redstone qua sotto con un blocco sopra che blocca di conseguenza anche l'hopper. Mentre da questo lato mettiamo un blocco e un blocco in diagonale, ci mettiamo un repeater sopra e una torcia in questo modo. Seguendo il percorso da torcia mettiamo due blocchi in questo modo qui, uno sopra questo comparatore e uno qua sopra questo hopper, e in questi spazi che si sono venuti a creare mettiamo due repeater. Dobbiamo solo seguire questo blocco vicino alla torcia e scendere di un blocco in questo modo qui, e ci mettiamo una polvere di redstone, blocco comparatore con in modalità sottrazione, blocco in fronte e dopo un redstone dust di conseguenza. Così, mi raccomando, il comparatore deve essere in modalità sottrazione. Poi ci mettiamo qua un inventario qualsiasi con energia 2, quindi in questo caso uso le torte che al 100% danno 1 di energia, così in questo caso qua raggiungiamo l'energia 2, senza dimenticarci di mettere il filtro qui nel secondo slot, nel blocco che è nell'hopper dove ha sopra un blocco, e in teoria dovrebbe funzionare tutto correttamente. Quindi prendiamo la nostra cassa, quella con gli oggetti misti, e la posizioniamo qui sopra. Facciamo un piccolo tick warp e come vedete qua ci sono gli oggetti staccabili a 64, 16 e 1. Tutto ha funzionato correttamente. Quindi per questo breve video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, sostenete la serie dei Redstone Tutorial, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao! Get that up.